Ciao, oggi a Villa Sant'Uberto in compagnia di Daenerys e Cersei parliamo del Cho-Cho. Il Cho-Cho ha origine in Cina, dove è conosciuto da più di 2000 anni. Veniva utilizzato come cane da guardia e per la caccia. È affine agli Spitz nordici e contiene qualcosa del Mastiff. Giunse in Inghilterra verso la fine del XVIII secolo, ma fu ignorato fino al 1925, anno in cui alcuni soggetti comparvero nelle esposizioni. Compatto, raccolto e soprattutto ben proporzionato, ha una struttura solida, un aspetto fiero, leonino ed un portamento altero. Una caratteristica della razza è la lingua nero-bruastra. L'altezza algarrese è da 48 a 56 cm per i maschi e da 46 a 51 cm per le femmine. Il pelo può essere lungo o corto. Il pelo lungo deve essere particolarmente fitto attorno al collo, dove forma una criniera o un collare. Quello corto deve essere abbondante, fitto, dritto, con una tessitura da peluche. Il colore del mantello è monocolore: nero, rosso, blu, fulvo, crema o bianco. Ottimo cane da guardia, pur essendo piuttosto indipendente, ama molto la propria famiglia. Da cucciolo è di una bellezza strepitosa e non potrete fare a meno di viziare il vostro leoncino, che, vista la sua intelligenza, saprà approfittare della situazione. Ci sono diverse leggende sulla sua lingua nero-bluastra. Una di queste narra che un eremita che viveva in una grotta con i suoi Cho-Cho si ammalò gravemente e non fu più in grado di procurarsi la legna per il fuoco. I suoi cani andarono nel bosco per raccoglierla al suo posto, ma essendo la foresta bruciata in un incendio, trovarono solo legni carbonizzati. I cani li raccolsero e da quel giorno le loro lingue ebbero il colore del legno bruciato. Per oggi è tutto, io, Daenerys e Cersei vi salutiamo, seguiteci sul nostro canale YouTube.